Però qualcuno dice che non è un caso vero. Che ti devo dire chi me la confermo, eh? Sì, sì. Ciao, ciao. Dimmi. È uno dei artificieri. La dinamica praticamente, adesso stiamo cercando di ricostruire, è venuto anche il dottor Spadaro della Procura Antiterrorismo, verificare un attimo come sono andati i fatti. Comunque, apparentemente c'è stato questo soggetto che pare senz'altro un arabo, quindi il passaporto libico, però è tutto da verificare a livello di impronte dattiloscopiche per capire la sua identità. Questo lo sta facendo la Digos insieme ai carabinieri. Si è presentato un po' prima delle 8, approfittando che c'era l'apertura del cancello della caserma, perché stava entrando una macchina di un militare. Ha detto delle frasi in arabo e poi si è fatto esploso quello che aveva in mano, che era un contenitore metallico. Una frase via dall'Afghanistan? No, ha detto delle frasi in arabo, quindi non si, questo lo stanno ricostruendo Digos e Carabinieri. È stato bloccato dal soldato che era di guardia? Infatti certo, perché sotto la minaccia del mitragliato, del fucile mitragliatore, si è fermato, ha detto delle parole in arabo ed è esploso. Esploso questo contenitore che aveva, gli ha perso un avambraccio, ferite al volto, è stato trasportato al Frate Bene Fratelli. Invece il militare? Il militare pare che abbia solo una piccola scheggia, ma niente di che.